Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e benvenuti al terzo round stagionale con i trofei Wheel Up Moto Estate 2018. Ci troviamo sul circuito Tazio Nuvolari, pista in cui si svolgerà questa unica tappa di questo trofeo che ha corso già Franciacorta e Varano e dopo Cervesina, il paese in cui è residente questo circuito Tazio Nuvolari, quindi lo chiamano o il Tazio o Cervesina questa pista. Dopo questa gara si tornerà a Franciacorta per poi concludere a Varano. Qui in cabina di commento con voi come sempre Alberto Fontana o Alberto Nasca, speaker di racebooking.net, e il nostro buon Edoardo Vercellesi. Ave a tutti, ave, ave. Ave, avissimo. Questa pista che rappresenta la pista più veloce del circuito in termini di curve e punti in cui si raggiungono certe velocità, dato che ha il rettilineo più lungo di tutto il circuito, si arriva a superare i 2,70 in fondo alla staccata con i 1000, e ha anche un paio di curve da fare in terza piena che sono sicuramente veloci e interessanti. Adesso passiamo alla sigla e poi partiamo con le gare di questa giornata. E rieccoci di nuovo qui collegati sul circuito di Cervesina, dove sta per avere inizio la gara della Super Mono, questa nuova categoria introdotta quest'anno da parte degli organizzatori dei trofei Moto Estate e che va in un certo senso anche un po' a sostituire la vecchia Mini Open che ormai è andata in pensione. Infatti alcuni piloti che correvano nella Mini Open quest'anno si sono presentati qui nella Super Mono con le stesse moto che utilizzavano l'anno scorso, come ad esempio Matteo Bleggi e Fabio Ferri. Andiamo quindi a vedere qual è la situazione su questa griglia di partenza, con la pole position del solito Andrea Raimondi, che corre qui a bordo di una Moto3. Ormai si sta facendo tutte le gare del Moto Estate, sicuramente un grande allenamento per lui, visto che corre all'interno del campionato italiano velocità. 1:25.593 è il suo best. Devo dire che queste Moto3 vanno forte, perché praticamente noi col 1000 gli diamo solo 3 secondi in una pista con un rettilineo di quasi un chilometro. È notevole considerando il fatto che comunque appunto ne prendono parecchie di velocità massima rispetto alle 1000. Poi è chiaro che nel misto sono molto più facili da portare avanti. Assolutamente. Poi in seconda posizione Matteo Bleggi, 1:28.480. Tra l'altro, svelato l'arcano, quest'anno ha fatto un salto in avanti anche dal punto di vista dei tempi, avendo infatti installato sulla sua moto un motore di cilindrata maggiore rispetto all'anno scorso. Quindi mentre l'anno scorso se la giocava con Ferri, effettivamente quest'anno ha un vantaggio in più in termini di tempo sul giro. Alle sue spalle Emiliano Lazzarini, 1:28.9, seguito da proprio Fabio Ferri, 1:29.924, il suo best a bordo della sua moto autocostruita, prototipo Febur, 1:29.924, davanti a Luca Cogliano che ha girato in 32.4, seguito poi da Mascheroni 33.4 e Paolo Rovelli che ha girato in 34.3. I pronostici per questa gara sono naturalmente una Raimondi che scappa, però lì sai, Bleggi, Lazzarini e Ferri potrebbero innescare qualche bagarre. Sì, Bleggi e Lazzarini non sono neanche distantissimi nel tempo di qualifica, invece Ferri sembra pagare un pochino di più. Non è detto che però questo si riproponga esattamente uguale in gara, quindi chissà, per la seconda posizione potremmo anche avere una bella battaglia. Sono appena partiti i piloti di questa Super Mono, con un Fabio Ferri che è partito veramente forte, Raimondi è partito male, e quindi Ferri si porta al comando rimescolando subito le carte di questa Super Mono, che sin dalla prima curva si rivela essere sorprendente. Attenzione a Ferri che è uscito forse un po' piano dalla prima curva. Guardate Bleggi con la moto rossa all'interno che prova l'attacco, va quasi a sportellarsi con Lazzarini. In tutto ciò ne approfitta Raimondi, che comunque avrebbe guadagnato queste posizioni nel corso della gara viste le sue differenze velocistiche, ma le guadagna già dalla terza curva e si rimette al comando,
mentre l'occhio, la telecamera piazzata nella presa d'aria, che in realtà non è una presa d'aria vera e propria che alimenta il motore, ma è semplicemente un buco nella carena, lì dentro c'è la telecamera che va a inquadrare la situazione sulla moto di Fabio Ferri. È uno sportellino praticamente fatto apposta a questo punto, visto che non ha motivazioni tecniche. Raimondi ha fatto fatica in partenza, come già era capitato nella gara di Varano, e probabilmente è un fondamentale che deve un attimino ancora limare in un certo senso. Poi dall'esterno ha passato senza alcun tipo di problema Lazzarini e Bleggi, che se le stavano dando di santa ragione. Alla curva dopo, infilando anche Ferri, si è preso la prima posizione. Direi che c'è molto poco da fare. Ferri che comunque oggi deve cercare di amministrare i suoi 50 punti che ha in classifica nella Super Monomini davanti a Mascheroni e Cogliano, quindi deve cercare sicuramente magari di allungare o quantomeno di gestire questo vantaggio che ha. Attenzione lì la situazione sul rettilineo, mentre vediamo Raimondi passare in prima posizione alla prima curva. Ferri intanto viene infilato da Lazzarini, che si prende la seconda posizione. Anche Bleggi all'interno, ha passato Fabio Ferri, un sorpasso che era nell'aria in questa gara che dura 10 giri, visti i tempi di qualifica molto distaccati. Vero, ma Bleggi su Lazzarini, ce la fa. Bellissimo, il sorpasso, si prende la seconda posizione. Riesce a tenerla dentro senza allargare troppo e non permettere quindi a Lazzarini di replicare. Dicevi in precedenza che Bleggi ha montato un motore più potente rispetto alla scorsa stagione e ha passato il suo rivale Ferri proprio sul dritto, dove probabilmente questo particolare fa più la differenza. Sì, una cilindrata maggiore per Bleggi, e si è vista la differenza proprio in termini velocistici. Vediamo che comunque anche qua in questa parte mista in realtà Lazzarini e Bleggi hanno allungato qualcosina rispetto a Ferri, quindi forse Ferri in questa pista soffre anche nella parte mista. Una pista, quella di Cervesina, che è estremamente tecnica. Ora, cosa si intende con tecnica? E quel vocabolo che ho sempre sentito dire, correvo in pista e mi dicevano: ah, questa è una pista tecnica, però dicevo, vabbè, ci sono le curve, c'è il rettilineo, freni, acceleri, pieghi, che cosa vuol dire? Una pista tecnica è quella pista di difficile interpretazione, dove l'interpretazione del pilota, e quindi l'andare a fare delle linee che a un primo impatto non sembrano molto intuitive, fa una grande differenza. Attenzione qua, Lazzarini che ripassa Bleggi e si rimette davanti. Bleggi ci riprova però adesso alla staccata, Lazzarini sfruttando anche un pochino magari di scia della moto di Bleggi riesce a passare davanti. È abbastanza performante Lazzarini sul dritto. Bleggi anche prima si è messo nella sua scia, ha passato Ferri proprio insieme a lui, ma la moto di Lazzarini tra le due sembra la più performante proprio sull'allungo. Stava provando magari a rispondere. Che partenza che ha fatto Ferri, sì. Ma in realtà sono rimasti piantati gli altri. Probabilmente comunque sono rimasti più piantati gli altri che altro, perché davvero non si sono mossi dalla griglia. Però lui l'ha azzeccata veramente alla grande ed è arrivato a girare in prima posizione. Poi tutto questo è stato vanificato naturalmente dalle differenze di prestazioni nelle curve successive, cosa che magari con una griglia con già 15-20 moto avrebbe potuto fare una maggior differenza, perché sai, anche Lazzarini e Bleggi, quando non si trovano nessuno in mezzo ai piedi, hanno strada libera, dicono vabbè, senti, aspetto di arrivare nel punto in cui sono più forte e passo tutti là. Sicuramente toglie qualche variabile alla gara, ecco, mettiamola così, la presenza di pochi piloti in pista, mentre ci godiamo un bel replay dell'azione di Raimondi in testa alla gara. Eccoli qua Lazzarini e Bleggi. Sì, sicuramente come hai detto tu c'è un pochino meno di pepe da quel punto di vista e puoi permetterti anche di attendere un po' di più, questo sì, è in dubbio. Sì, 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 e lì sta proprio il discorso di gestione della gara, che fa la differenza poi tra un pilota esperto e un pilota meno esperto, che magari ha talento sì, ma anche irruenza che lo porta a fare degli errori. Qua potete vedere la moto di Bleggi, anche quella se l'è costruita lui. Infatti, come vedete, il punto interrogativo lì sulla carena, che comparirà nel momento in cui lo guarderete da di lato, sta a significare che moto è. Boh. E al di là del discorso del motore che abbiamo fatto in precedenza, non è che ci abbia svelato molto di più delle caratteristiche, no, esatto, di questa moto. Quindi rimane veramente un boh. In realtà ce l'aveva dette l'anno scorso. Ma te le sei Edoardo dimenticate. Esatto, sì, sì, scusate. E vabbè, commento troppe gare. Tu e Tomio siete da buttare, ormai siete vecchi. No, era Mazzuoli che commentava quella gara lì. Ah, era Mazzuoli. Sì, vabbè, sempre colpa di Edo. Non di Edo in generale. Così adesso la metti. Ah, così fai, certo. Bene, grazie. Qua intanto vedete la moto di Fabio Ferri. Bello vedere come i colori di base siano giallo e nero e poi ci siano quel rosso e il blu che sembrano buttati a caso, ma in realtà i cerchi vanno a riprendere quelle patch di colore sulla tuta.
po' come quando le ragazze che si curano molto, vedi che hanno le scarpe esattamente in tinta con lo smalto e la borsetta. Eh sì, è vero. Il concetto è quello. Ed è, insomma, è una figata andare a farsi la tuta in tinta con... La tuta sì, le unghie meno. No, vabbè, non penso. Almeno non per me. Cioè. Si siamo messi lo smalto sulle unghie. Intanto entriamo in una parte della pista che è molto tecnica. Vedete, questa parte qua in cui bisogna cercare di tenere una traiettoria abbastanza cucita. Poi qui bisognerebbe andare a prendere il cordolo all'interno, allargarsi e fare questa curva in due tempi per poi uscire il più forte possibile. Il discorso è che vedete che comunque è una linea che non è immediata della serie, non so, una curva a 90 gradi a sinistra, io so che largo, stretto, largo e boom, esco. E invece qui devi entrare stretto, poi allargarti, però poi andare a chiudere in uscita, comunque prepararti l'ingresso già dalla curva prima. Questo è il discorso di pista tecnica di cui parlavo in precedenza, quella pista in cui sbagli una curva e ne sbagli altre 4 subito dopo. Esatto, una pista che è un po' tutta legata nella sua percorrenza, che quindi non ti permette di fare un errore senza pagarlo particolarmente. Bledge intanto all'interno, abbiamo visto che lì provava Lazzarini. Peccato che non avere la telecamera on board sulla moto di Bledge per capire cosa stia succedendo in quella situazione lì. Dobbiamo solo affidarci alle immagini esterne che in questo momento vanno a riprendere un Fabio Ferri che, da che sta perdendo qualcosina su Bledge, viene incalzato da Cogliano che gli si avvicina, gli si sta pian piano avvicinando. Nel frattempo qua davanti Raimondi conduce la sua solita gara in solitaria e può concentrarsi a fare come Jorge Lorenzo, ovvero il martello. Più che altro il suo solito allenamento, esatto. senza infamia, senza lode, con calma, coi suoi tempi. Ti permette di girare chiaramente in maniera abbastanza indisturbata e senza troppo traffico, insomma è come fare una sessione di prova libera ma in cui sei più solo. Sì, praticamente. E poi ti permette anche chiaramente di avere una certa durata della gara e testarti un pochino, anche se qui le gare non sono lunghe come al CIV, testarti un pochino anche sulla distanza, moto, pilota, eccetera. Chiaro che qui non hai neanche bisogno di spingere particolarmente per guadagnare la posizione, quindi puoi prendertela anche un pochino più con comodo. Però utile è sempre utile, non solamente qui, anche per esempio nella Moto 4 ci sono alcuni piloti del CIV che sfruttano il moto estate proprio per allenarsi. E quindi fa sempre bene per un pilota rimanere in moto. Ferri intanto è stato ufficialmente ripreso, almeno sembra. Forse non sono così vicini, era lo schiacciamento però della telecamera che manca un po', lontani. Non sono neanche così lontani, esatto. Il concetto fondamentalmente è quello, mentre invece capisco le difficoltà di Rovelli a doversi fare un chilometro di rettilineo con una naked. Deve essere sì, particolarmente piacevole. E detto ciò, sì, il discorso allenamento è molto importante. Una cosa che ho iniziato, che ho imparato da pilota, perché ricordiamo che tu sei sempre in moto, vero? Esatto, tutti i giorni faccio la mia vita in moto, come dice qualcuno, ma magari fosse vero. No, una cosa che ho imparato è questa, che i piloti, uno dice, perché nelle prove libere, quindi non so, il sabato, la domenica e il lunedì, le prove libere open in mezzo agli amatori, non vedi i piloti girare? Me lo sono sempre chiesto anch'io, dicevo, perché non vedi mai nessun pilota venire a provare, no? Perché quello che succede è che nelle giornate di prove libere il pilota si trova a dover correre in mezzo a amatori, neofiti, che non sembra, ma girano 3, 4, 5 secondi a pure giro, più piano di lui, quelli che vanno più forte. Ah sì, sì, sì. Quindi il pilota, nel momento in cui si trova ad avere 30 moto in pista che vanno dai 3 secondi in su a giro più lento, non riesce a girare, non riesce a guidare. Non serve a nulla. Non serve a nulla. Serve solo a sprecare gomme e benzina. Raimondi ha forse un po' sbagliato la traiettoria, l'ha chiusa fin troppo e è finito sul cordolo interno. Ha dovuto rialzare la moto sul cordolo, che non deve essere bellissimo. No, no, no. A volte capita che entri troppo forte in curva, che entri troppo piano in curva. E ti tendi ad andare sul cordolo interno, quello che capita agli inizi. Attenzione all'attacco di Bledge su Lazzarini. Guarda come resiste Lazzarini all'esterno e porta Bledge sul cordolo interno. Lo ha costretto sul cordolo e quindi lo ha costretto a chiudere il gas. Buona azione difensiva da parte di Lazzarini, che chiaramente a quel punto non è che si può permettere di fare molto altro. Bledge all'interno c'era già, aprire il gas e farsela tutta all'esterno non era esattamente la migliore delle idee, e quindi ha mantenuto la propria traiettoria. Bledge si è dovuto adeguare, ecco. Sì, esatto, bella, davvero bella la chiusura di Lazzarini, e Bledge che ha dovuto far così, se no non c'erano tante altre soluzioni.
E detto ciò, sì, quello che stavo dicendo in precedenza, per questo è il motivo per cui non si vedono mai i piloti girare nelle prove libere. Quindi il pilota, gli unici allenamenti che può andare a cercare sono quelli o ufficiali delle giornate pre-gara, quindi ad esempio quelli organizzati dal Moto Estate, che sono in realtà prove libere aperte a tutti, però divise in turni. Oppure le prove libere divise in turni, quelle in cui ci sono i turni dedicati ai piloti, però anche lì il pilota, quando si trova nei turni piloti, comunque ci sono quelli che girano 5-6 secondi a giro più piano. Che poi dipende che pilota. Esatto, perché i turni piloti delle prove libere non sono mai come i piloti che vanno forte in gara. E quindi questo è il motivo. Oh, intanto Cogliano ha passato Ferri. Dopo averlo raggiunto nel corso di questi 4 giri, si è messo davanti. Ferri comunque prende la scia, gli si riaffianca qua su questo lunghissimo, interminabile rettilineo e riesce a rimettere davanti la sua Febur alla moto di Cogliano, che prova comunque ad affacciarsi quantomeno all'interno. Ferri forse ha forzato un po' troppo la staccata, è arrivato leggermente lungo, ma è riuscito a mantenere la posizione su Cogliano, che comunque si è fatto vedere, comunque ha fatto capire che Ferri o dal gas o se no Cogliano ci riproverà sicuramente nel corso di questi ultimi 3,5 giri che mancano alla fine di questa gara. L'impressione è che nel misto Ferri faccia molta fatica e Cogliano ne abbia parecchio di più, quindi potrebbe essere anche abbastanza agevole nel prossimo futuro, ecco, nei prossimi passaggi, il sorpasso da parte del numero 24. Assolutamente sì. Qua vediamo intanto Raimondi che in solitaria transita adesso sul traguardo, inizia all'ottavo giro. Qua vediamo un po' di immagini in super slow motion, piloti che effettuano il cambio di direzione, l'ultima chicane prima del tornantino che mette sulla sinistra e sulla destra, e da qua, dall'uscita di questa chicane, poi c'è tutto un destra in seconda, in cui poi chiudi il gas, bump, richiudi l'ultima curva, e quando inizi ad aprire il gas e accelerare, che vorresti darglielo tutto perché vedi una sconfinata distesa di asfalto davanti a te, che è il rettilineo di Cervesina, in realtà inizia una serie di saltellamenti, buche, dossi, avvallamenti, per cui è molto difficile, specialmente coi 1000, dare tutto il gas. E quella è la difficoltà principale di questo tracciato, ovvero le tante sconnessioni che ci sono, che non permettono di forzare troppo in certi punti, ma danno un vantaggio agli specialisti, ovvero quelli che conoscono perfettamente questa pista, un po' come il Tourist Trophy. Tu vero, puoi fare tutte le linee che vuoi, ma se non sai dove è il tombino, difficilmente riesci a passare con una certa forza lì. O come quando, soprattutto nel passato, in Superbike c'erano le wild card, ma anche nel mondiale c'erano le wild card, soprattutto in Giappone e negli Stati Uniti, che conoscevano quelle piste a menadito e facevano le prime posizioni proprio perché erano tracciati insidiosi, infidi, e più li conosci e più sei sicuro ad andare su quell'asperità. E ti chiedo, questi dossetti sono dovuti ai giri con le auto? Allora, sicuramente le auto vanno a creare degli avvallamenti in pista, perché mi spiego. L'asfalto sembra un materiale duro, solido, rigido, ma in realtà, soprattutto col caldo, lo sapete, anche magari, non so, in città capita di vedere che parcheggi il motorino, quando ci sono 35 gradi ad agosto torni, il motorino col cavalletto ha fatto il buco nell'asfalto. Sì. Quindi soprattutto col caldo l'asfalto diventa leggermente malleabile. Cosa succede? Che quando le auto vanno in frenata comunque hanno una massa molto importante, perché le auto pesano 1000, 1200, 1400, 1500 kg, alcune forse anche più, magari le stradali. E quando vanno a frenare, quindi tutto il peso lo caricano sulle ruote anteriori, che col grip che hanno sull'asfalto tirano l'asfalto. Quindi a forza di tirarlo succede un po' come quando tiri, non so, una tovaglia, un lenzuolo, qualcosa, cioè si formano delle specie di onde. Eh sì. L'asfalto diventa ondulato, quindi questi avvallamenti succedono soprattutto nelle staccate. Nelle staccate le macchine, a forza di frenare, tirano l'asfalto. Questo le macchine gli crea relativamente problemi. Poi le macchine di oggi con l'ABS tu tieni giù, fa tutto loro. E in moto invece vedi qui, vedete tutte quelle linee orizzontali che ci sono? Quelli sono tutti gli ondeggiamenti dell'asfalto creati dalle macchine. Per quanto riguarda invece altri punti, tipo l'uscita, ad esempio l'ultima curva, lì non saprei dirti perché le macchine non tirano l'asfalto in uscita, quindi lì, bella domanda. Però in tutti gli ingressi, in tutte le staccate, sì, fondamentalmente il motivo è quello. Nel frattempo Ferri
È riuscito a tenersi dietro Cogliano per altri due giri, ma lo vedo abbastanza in difficoltà nel corso di questa gara. Non so se sia una difficoltà che vedo solo io, che se ci sia realmente una difficoltà per Fabio Ferri, però sta faticando un po', anche perché se andiamo a vedere i tempi che sta facendo in questa gara sono molto lontani da quelli che ha fatto in qualifica. In qualifica ha girato in 1.29.9, in gara ha fatto il suo best al settimo giro 1.31.1, quindi un secondo a due e due più lento a giro, quindi non vorrei che avesse qualche problema tecnico sulla moto Fabio Ferri. Chiaro è che in gara tende ad andare un pochino più piano, un po' più di conserva rispetto alla qualifica, ma dipende però. Dipende. Allora, in gare come queste, che sono gare sprint, anche no, nel senso che su 10 giri di gara, con gomme che comunque non soffrono un degrado importante, dai tutto. Quindi vero, però è anche vero che stiamo parlando comunque di piloti amatori. Sì, quello è vero. Che non hanno l'esperienza ad alto livello per saper gestire per tanti giri il ritmo al limite, magari. E quindi ci sta, che tende a chiudere un goccino di più il gas. Poi non so, magari le temperature sono un po' diverse, magari si trova un pochino di meno, ha cambiato qualcosa sulla moto che non ha funzionato granché. Le spiegazioni possono essere molteplici. Il discorso che vedo, sto guardando i tempi degli altri, stanno comunque tutti migliorando, perché Bleggi ha fatto un capolavoro in sta gara, perché ha tirato giù 2 secondi dal suo tempo di qualifica, quindi ha girato 2 secondi più forte. Lazzarini ha girato 1 secondo e 8 più forte. Raimondi ha girato 4 decimi più forte, quindi vedi lì il pilota del CIB che comunque invece resta costante con i tempi della qualifica. E Ferri invece ha proprio avuto questo tracollo, quindi non so se sia un problema tecnico sulla sua moto. Attenzione, intanto è iniziato in questo istante l'ultimo giro con Ferri sempre lì in quarta posizione, che deve difendere la sua piazza da Cogliano alle sue spalle, mentre è ancora aperta la battaglia per la seconda posizione con Bleggi, che si infila alla prima curva e riesce a prendere l'interno su Lazzarini e riesce anche a non allargare eccessivamente la percorrenza, quindi Lazzarini non può rispondere, almeno non in questo momento. Grande sorpasso di Bleggi alla prima curva, che si riprende la seconda posizione. Intanto qua vediamo Ferri che sta iniziando lui adesso l'ultimo giro di questa gara, lo vedete transitare adesso sul rettilineo principale. Vediamo un po' se riuscirà a mantenere la posizione in questo final lap, allungato anche qualcosina forse su Cogliano. Attenzione come stacca tardi, fa delle linee diverse Ferri, va proprio a ritardare tanto l'ingresso alla prima curva per poi cercare di avere più percorrenza e uscire più forte. Noi col Milloni invece andiamo a tagliare subito dentro, ci allarghiamo a centro curva e poi richiudiamo facendo uno stretto largo stretto. È bello vedere comunque anche le differenze di linee tra le grasse cilindrate e le piccole cilindrate, proprio perché le piccole cilindrate, non avendo percorrenza in curva, devono far correre tanto la moto. Intanto Raimondi transita sotto la bandiera scacchi e si aggiudica la vittoria di questa super mono, mentre lì davanti cerchiamo di capire un po' cosa sia successo. Siamo on board su Ferri. Intanto Lazzarini si è rimesso davanti a Bleggi e si è preso la seconda posizione. Chiude davanti a Bleggi dopo una battaglia durata per tutta la gara. Si sono passati davvero tante volte, peccato non aver avuto l'onboard su Bleggi. Comunque un bel po' di sorpassi ce li siamo anche riusciti a vedere. Ferri intanto va ad affrontare le ultime curve qui sul circuito Tazio Nuvolari. Lo vediamo affrontare adesso l'ultima curva, piegone verso destra, prende in mano il gas, spalanca il gas qua sul rettilineo di Cervesina e si aggiudica la quarta posizione. Bella bella la gara di Ferri, che è riuscito a difendersi dagli attacchi di Cogliano nonostante le difficoltà, ed è riuscito a mantenere la quarta piazza, quindi alle sue spalle poi Cogliano, Rovelli e Mascheroni, che transitano adesso sotto la bandiera scacchi. Attenzione, se le danno per la sesta posizione. No, ce la fa Rovelli a mantenere la sesta piazza in qualche modo. Bene così per lui. Sono arrivati così al traguardo e sono riusciti a mantenere queste posizioni. Nel frattempo io tra l'altro sto guardando che dai PDF di gara in realtà Fabio Ferri mi viene dato settimo. La grafica qua mi dice che è arrivato settimo e non riesco a capire il motivo, dato che sui fogli di gara non vedo penalità, non vedo penalità per Fabio Ferri. Quindi prendete un po' con le pinze quello che vi stiamo dicendo, perché io lo vedo quarto, l'abbiamo visto arrivare quarto.
Lo vediamo però classificato come settimo, pur non avendo nessuna penalità scritta nei risultati di gara. Questo dunque è quello che è successo in questa gara della Supermono. Anche nella classifica di campionato in realtà mi viene dato come terzo classificato della sua categoria. Ok. Prendiamo atto di questa situazione. La classifica di campionato vede quindi Raimondi al comando della generale davanti a Lazzarini e Bleggi. Lazzarini e Bleggi distaccati di soli 4 punti. Ferri al comando della Supermono Mini con 66 punti davanti a Mascheroni, Cogliano e Rossi 49-41-40. Mentre nella Supermono Open Lazzarini al comando 70 punti davanti a Bleggi 65 e Rovelli 40. Questa dunque è la situazione di questa Supermono che termina qui sul tracciato di Cervesina. Noi vi lasciamo con le immagini dei podi e vi auguriamo un buon proseguimento. Ciao!